10 anni di vita sono tanti, ma anche pochi per vedere una realtà che quotidianamente cresce e che sta diventando sempre più meta di visite e di istruzioni per scolaresche e per gente comune. La collocazione del Museo di Celegola all'interno di un progetto che unisce nel Museo dell'Industria e del Lavoro altre realtà come il Museo del Ferro di San, il magazzino Visitare del Rodengo Saiano e speriamo presto la sede centrale a Brescia. Favorisce la promozione e l'interscambio di esperienze e opportunità per meglio valorizzare questo patrimonio. È doveroso in questa occasione ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno permesso la realizzazione prima e la fruibilità successivamente del museo, con caparbietà e competenza perché non rimanesse un corpo privo.